Allora, vi saluto, mio Paolo, che sono del comitato di cittadini contro il collegamento strutturale delle Torricelle. Allora, intanto ringraziamo chi ha fatto questo convegno, che ha detto delle cose molto belle. E riprendendo un po' quello che diceva Giorgio, cemento e criminalità, possiamo dire anche asfalto e criminalità, perché come è stato detto, è stato ricordato, anche con l'asfalto c'è di mezzo la criminalità, non a caso nella porta dei Torricelli troviamo Valta, troviamo la Soveco, che anche questa oggi è ha degli inquisiti, comunque ci sono delle iniziative. E altre cose, però ecco, su questo io volevo solo dare dei numeri per poi ricordare una cosa. Quando noi diciamo che anche l'asfalto, oltre alla criminalità, consuma territorio, per chi non lo sapesse, il traforo delle Torricelle, dai dati che sono stati pubblicati nel bando gara, prevede 1.053.000 metri quadrati di espropri, di cui chiaramente 708.910 sono di terreno agricolo e 344.000 sono di terreno non agricolo. Di questo 1.053.000 metri quadrati sono 100 campi di calcio, per capirci, cioè, come dimensioni, solo circa 140.000 saranno poi ritornati alla fine dei lavori, che non si sa quando finiranno, perché secondo l'ultimo progetto in due fasi probabilmente lavoreranno per 20 anni se non di più. Quindi anche l'asfalto occupa anche la costruzione di strade. E quando prima Giorgio ricordava che si fanno piani di sviluppo, di incremento demografico e giù a fare case per poter rispondere a queste richieste, anche con le autostrade, anche con le strade o autostrade fanno questo, perché nell'ultimo documento analisi del traffico che è stato presentato a fine del 2013, la tecnica presenta uno studio del traffico in cui sono previsti per i prossimi 30 anni un incremento continuo di auto, cioè ci saranno sempre più auto nonostante quello che abbiamo visto tutto. Ecco, io chiuderei qui, solo mi interessava dare questi numeri e ricordare solo una cosa: noi mercoledì 18 al Teatro di Santa Maria Auxiliatrice faremo un'assemblea pubblica in cui vorremmo raccontare le ultime cose sul traforo delle Torricelle, delle due fasi e tutto ciò che noi abbiamo rilevato e che pensiamo stia sotto ancora a questo assurdo progetto. Grazie.